Una convocazione di Sua Eccellenza il Prefetto al Sindaco di Rocca Piemonte. Presenti saranno anche i rappresentanti dell'ATO e della GORI. Chiaramente suscita preoccupazioni nei comitati che si sono organizzati nel corso di questi anni, credo che siano 6-7 anni, che continua la battaglia per la difesa dell'acqua, bene pubblico. Dicevo, suscita interesse e preoccupazioni nei comitati civici. Una convocazione senza ordine del giorno che fa presumere che ci siano per il prefetto preoccupazioni di ordine pubblico. Certamente questo viene contestato perché è sotto gli occhi di tutti. Non è mai avvenuto chissà cosa nella contestazione che si è fatta per il passaggio alla GORI o all'ATO. Intanto il Comune riceve stamattina i comitati civici, i comitati dei cittadini e li riassicura che domani mattina continueranno a difendere gli interessi della città contro un interesse privato che è quello dell'ATO e della GORI, che è una società, stando anche a quanto ci ha detto il sindaco, una società che purtroppo sta vivendo delle gravi difficoltà economiche. Noi intanto però continuiamo ad andare avanti con le ordinanze, perché è l'unica arma che abbiamo ancora in essere per poter resistere, e andremo fino in fondo, andremo oltre, anzi noi vogliamo anche discutere un po' della salute economica di GORI. Apriremo anche quest'altra discussione nei mesi che verranno. La convocazione del prefetto domani mattina che senso ha? Non ne ho idea, credo che si tratti di problemi legati all'ordine pubblico, problemi che sono stati paventati in passato, dovuti al fatto che a Rocca Piemonte circola una voce che noi amministrazione comunale vogliamo vendere l'acqua alla GORI. Noi non possiamo vendere l'acqua alla GORI e neanche regalargliela, assolutamente. I comitati possono stare tranquilli perché la battaglia che abbiamo combattuto fino adesso, continueremo a combatterla per il futuro.